Eccoci qui. Allora, io spero che l'audio continui a non saltellare, ma se non sentite più, avvisatemi che ripigio il pulsantino dell'audio. E Arianna, so che la Vodafone ha fatto cose belle e in realtà, diciamo, quando ero a Monzo mi ha risolto parecchi problemi e per 4 anni non ho avuto problemi neanche minimi. E adesso lo spiego, Simone. Però qui a Roma, da quando l'ho messa, ho solo avuto problemi, linea scarsa, comunque non riuscivo a lavorare bene. L'audio anche delle telefonate faceva schifo. Fai conto che abbiamo fatto anche dei test e abbiamo verificato che era veramente ridicola la potenza di quella linea. Infatti sono passata in Infostrada e già i test hanno dato un esito diverso. Anche ieri sera, per esempio, per la prima volta in un webinar nessuno mi ha detto si sente male, che per me è stato emozionante tenere un webinar senza qualcuno che mi diceva si sente male. Poi magari si sentiva una ciofeca lo stesso, ma nessuno l'ha detto. Comunque, allora, innanzitutto do il benvenuto a tutte e a tutti voi, a quelli che sono alla loro prima esperienza con i nostri webinar e a quelli che invece, insomma, sono degli abitué con i quali ci conosciamo, con qualcuno anche di persona. E Daniele, decisamente. Allora, stasera piccolo cambio di piattaforma, sperando che vada tutto bene, incrociate tutte le dita che avete. E già che AnyMeeting, non so perché, praticamente stasera non funzionava e piuttosto che rimandare il webinar, sono tornato alla mia cara vecchia Adobe Connect Now, che a suo tempo avevamo abbandonato semplicemente perché insomma, non funzionava granché bene. Speriamo che fosse un difetto della linea. Infatti, il maledetto microfono. Eccoci qui, mi sentite? Ecco, infatti, proprio stavo dicendo per l'appunto la maledizione comunque di questa piattaforma è che ogni tanto dà qualche problema. Nonostante dovrebbe essere la piattaforma leader di mercato, in realtà spesso e volentieri ha dato qualche difettuccio. Non so adesso se è per il mio account che ha qualche problema tecnico, ma boh, si vedrà. Comunque, semplicemente, insomma, ecco, stasera utilizziamo questa piattaforma. E a differenza di AnyMeeting, all'interno di questa piattaforma posso mettere a disposizione direttamente per il download una serie di materiali che di solito vediamo all'interno, diciamo, dall'interno della piattaforma, ragion per la quale nell'area File Share trovate il PDF e i file zippati. Per adesso vi chiedo di non scaricare subito il file zip. Chi l'ha fatto, ha fatto bene. Però eventualmente, ecco, chi ancora non l'ha fatto, gli dirò poi io quando farlo, così quando, diciamo, dotarsi di questi file durante la pausa, così che l'audio scorra, diciamo, fluentemente. Scaricate però il PDF perché è quello che cominceremo a seguire insieme. Anziché in versione streaming, semplicemente ciascuno di voi lo aprirà all'interno del proprio computer e seguirà quello che poi ovviamente io dirò strada facendo. Vedo Alberto, ciao Alberto. Alberto, sei quell'Alberto o un altro Alberto? Sei il mio Alberto preferito o un altro Alberto? Il mio preferito Alberto, quell'esperto di fonte, eccetera, eccetera. Ah, ok, benvenuto. E poi dicevo, in realtà, nell'area link, ok, nell'area link web 2 vi ho messo un po' di link. Vabbè, a parte ovviamente il link con l'area dei corsi in aula per chi dovesse voler prenotarsi senza impegno per i prossimi corsi, che fra l'altro le date sono quasi in uscita, lo può fare da quel form. Poi vi ho linkato l'articolo dedicato che ho scritto un mesetto fa, che in realtà è all'origine di questo webinar. Ci sono un bel po' di risorse, un bel po' di font da scaricare, quindi vi invito poi a dargli un'occhiata e se ne avete voglia lasciate un commento che, insomma, è tutta visibilità per l'articolo stesso e per i webinar. Audio? Mannaggia. Eccoci qua. Vorrei capire perché salta di tanto in tanto il microfono. No, 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 è semplicemente si disattiva da solo il pulsante del microfono, ma non so perché. Allora, il PDF Claudia lo trovate nell'area File Share, sotto le slide, a sinistra, c'è scritto font-colori.pdf. Dovresti vederlo in un box, adesso non so se sei da browser o da altro supporto, ma dovresti trovartelo lì direttamente. Ok, sì, no, vabbè, intanto sto facendo l'introduzione, quindi sono 3 mega, quindi fate presto a scaricarlo. Dicevo, nell'area invece, nel secondo box, link web 2, trovate una serie di link, dai quali poi prenderemo spunto per le nostre attività. La lezione di questa sera, il webinar di questa sera, è un webinar che in realtà avete richiesto voi all'interno delle varie lezioni che abbiamo tenuto.
sia direttamente che indirettamente. Mi riferisco cioè alla difficoltà piuttosto comune di lavorare con i font sapendo scegliere, magari anzi riuscendo ad accoppiare il font giusto al progetto che stiamo sviluppando. E in questo senso l'idea era quella appunto di creare un webinar completamente concentrato sulla tematica dei font, da un lato per capire come gestirli al meglio, per esempio con dei software a puntino, capire per esempio le differenze tra le diverse tipologie di font e così via, e dall'altro lato cercando comunque di in qualche maniera aprire una strada creativa, tra virgolette, sull'uso di questi benedetti font, già che in effetti gran parte delle belle realizzazioni che spesso troviamo in rete nascono proprio da un uso sapiente dei font e dalla combinazione dei software che noi conosciamo, da Illustrator a Photoshop fino ad arrivare ad altri tool che poi vedremo, che ci permettono di creare alcune delle realizzazioni che vedete anche nell'immagine di anteprima. E in effetti può sembrare magari alle volte vedendo. Eccomi qua, tornato. Comincio a odiarla già la piattaforma. Era tanto che non ci vedevamo, chiara, cara piattaforma Adobe. Mi ricordo perché non ci eravamo più visti. Ah, dicevo. Stavo dicendo, una cosa effettivamente che capita di frequente, un po' su tutti i canali, sono le segnalazioni dei ragazzi che magari di voi stessi, che mi indicate magari delle realizzazioni come quelle che vedete in alto a sinistra nella diapositiva che avete di fronte agli occhi. Dove magari ci sono dei caratteri, così delle lettere, magari in 3D, ma non solo, particolarmente elaborate, e ci si chiede ogni volta come realizzare quelle belle, quei bei lavori, quei bei progetti grafici. E si sembra, cioè, ci sembra in effetti di primo acchito di trovarci di fronte a chissà quale opera particolarmente complessa. In realtà poi si scopre che ci sono dei software che ci aiutano a gestire i caratteri in maniera creativa. E quindi ci spingono verso direzioni, verso orizzonti, diciamo così, creativi, mi ripeto, ma il termine è quello, e con una facilità che non ci aspetteremmo. E all'interno di questo webinar cercheremo anche di capire quindi come sfruttare a livello creativo questi benedetti font, o meglio, come sfruttare la miglior scelta possibile di un carattere in associazione ai nostri progetti. Abbiamo già parlato di font e derivati all'interno di altri webinar e abbiamo accennato in quei contesti come alle volte sia semplice riuscire ad associare un carattere al progetto, a patto che però si conosca per l'appunto la natura dei font, quindi la natura dei caratteri, delle famiglie dei font. E non è così banale affrontare il tema, già che in effetti in tanti grafici o presunti tali, in realtà scavalcano il problema dei font semplicemente riempiendo il loro computer con tutti i font che trovano in circolazione. Un madornale errore che costa poi effettivamente, anche in termini lavorativi, tempo e fatica. Quindi cercheremo comunque di. Cercheremo quindi di. Grazie Simone. Cercheremo di dare fuoco alla piattaforma Adobe. No, cercheremo quindi di capire come gestire al meglio, anche in termini organizzativi, quello che deve essere il nostro metodo di lavoro ideale parlando di font. Allora, prima di cominciare proiettandoci all'interno dell'argomento, come sempre vi do la possibilità di fare qualche domanda, quindi soprattutto mi rivolgo a quelli di voi che sono alla loro prima esperienza. Ecco, se avete qualche cosa da chiedere sui webinar, o in generale sui, non lo so, sui materiali, su quello che vi pare piace, questo è il momento di fare la vostra domanda. Fra l'altro, lo dico sempre per i nuovi, i webinar sono concepiti come un canale di dialogo aperto, il che significa che mentre parliamo, mentre vediamo insieme determinati contenuti, avete in ogni caso sempre la possibilità di fare qualche domanda, di proporre anche voi la vostra case study, proporre il vostro contributo, quindi insomma è un'area di dibattito aperta. Vediamo cosa scrive Giuseppe. I video web passati saranno sul tubo? Sì, Giuseppe. Allora, tieni conto, io ho già convertito tutti i webinar, tutti i video dei webinar disponibili in formato YouTube. Sì, tranquillo, no, vabbè, lo ripeto volentieri. Dicevo, ho già convertito tutti gli streaming più che i video che erano sul sito, quelli che era possibile riprendere, perché purtroppo la piattaforma AnyMeeting,
è una bella piattaforma, ma quando si passa alla registrazione ogni tanto sclera e quindi alcuni video sono andati persi. Però vabbè, si tratta comunque di seminari che poi riproporremo nel tempo, come quello di ieri sera, ricreato ad hoc proprio perché il video precedente non funzionava granché bene. E li riproporrò tutti all'interno del canale YouTube. Mannaggia. Eccomi qua. All'interno del canale YouTube, proprio per li riproporrò tutti all'interno del canale YouTube, proprio per darvi modo poi di scaricarli anche in locale. Un'altra cosa che avevate giustamente chiesto nel tempo, perché lo streaming non si poteva scaricare. Il canale, Claudia, è in fase di apertura e lo condividerò online un po' ovunque nel momento in cui sarà pubblicato. Quindi poi nei prossimi webinar, nelle email che vi arriveranno, troverete anche l'avviso dell'apertura di questo canale. Ok? Qualche altra domanda? Stampa e prestampa l'abbiamo registrato, infatti lo ripubblicheremo e fra l'altro con Luca probabilmente organizzeremo a breve il secondo capitolo, per così dire, diciamo, dedicato alla tematica. Simone, ti mancano dei pezzi? In che senso? Quelli di dicembre? E tu dici dei webinar? Guarda, quelli che materialmente erano disponibili li ho convertiti tutti. Alcuni purtroppo non erano, cioè, disponibili, c'era solo metà registrazione, ma in realtà è un problema della piattaforma. Sì, Daniele, hai alzato la mano? Dimmi pure. Ah, ok, va bene. Avete la possibilità ovviamente anche di utilizzare alcuni strumenti, tra i quali quelli di alzare la mano per fare una domanda, quindi eventualmente, insomma, ecco, possiamo partire da lì. Allora, prima di cominciare con il nostro PDF, ho condiviso con voi, sì Giulio, è previsto un webinar su Illustrator e anche un maxi articolo dei miei a corredo. Allora, Simone, l'argomento del copy in realtà è in programma, il problema è che ancora non sono riuscito a trovare un copy disponibile a tenere il webinar. Ho chiesto a un paio di... tasto. Ho chiesto, dicevo, a un paio di persone che conoscevo se erano disponibili, però per adesso mi hanno risposto picche. Se troviamo qualche figura, un copy vero, che io non sono un copy ovviamente, se no lo tenevo io volentieri, se troviamo però un copy che magari sia disponibile a tenere il webinar, molto volentieri lo organizzo subito. Ho un'ultima carta da giocarmi, una persona che non, ho preferito non disturbare perché insomma so che è una professionista molto presa, però magari a questo punto gli chiederei se ne ha voglia, insomma, di condividere con noi quella che è la sua professione. Ah, prima di iniziare una cosa importante, potrebbe succedere, spero di no, che la piattaforma butti fuori tutti. Alle volte è successo in passato che buttava fuori me. Ora non so se era per colpa della linea Vodafone. Dovesse succedere eventualmente, non entrate nel panico, attendete un paio di minuti e ricollegatevi dal link che vi è arrivato via email. Lo stesso eventualmente farò io. D'accordo? Ok. Niente panico, esatto. Allora, dicevo, all'interno dell'area Link Web 2 ho inserito un video abbastanza significativo a mio avviso. Quel world as image, in realtà l'ho scritto anche male perché non è world mondo ma world parola, è world as image, che vi consiglio di vedere anche poi durante la pausa e che secondo me è un video abbastanza interessante. È un video che in pratica secondo me espone nella miglior maniera quella che è la vera potenzialità dei font, dei caratteri, in grado di essere manipolati con semplicità per rappresentare benissimo un concetto o un'immagine. Si tratta di un approccio che troviamo molto spesso in uso quando si creano, per esempio, dei loghi. Voi sapete che parlando di font facilmente si arriva a parlare di loghi, perché ovviamente quando si crea un logo si cerca di rintracciare un font adeguato e magari di manipolarlo in modo da convertirne le forme per assumere il concept che il logo deve... Eccomi qua, dicevo, per assumere il concept che il logo dovrebbe rappresentare. E quindi è facile vedere un designer che, magari scelto un font, comincia a manipolarlo per rappresentare per l'appunto il concept deciso. E dentro quel video, in effetti, l'autore
con semplicità ci dimostra come, giocando semplicemente con le lettere e con i caratteri, riesce a rappresentare una serie di, chiamiamoli termini chiave, una serie di concetti visivi, in maniera anche ironica e divertente. Ma è un video che, mi piace molto e che ha avuto un certo successo online, proprio perché è in grado di dimostrare come utilizzare i font, come dicevo prima, non significa solo avere una libreria di migliaia di caratteri diversi, scegliendone a casaccio uno che piace a noi da mettere, diciamo, su un progetto visivo, ma come al contrario ogni font abbia una sua vita propria, ogni famiglia di caratteri abbia una sua identità precisa, che è necessario saper individuare e riconoscere per poi dotarcene all'interno dei nostri progetti. E quello che cercheremo di fare questa sera è proprio capire attraverso quale metodo di lavoro possiamo magari educare noi stessi come posso dire, al riconoscimento dei caratteri migliori e alla manipolazione conseguente per generare quelle illustrazioni che poi andremo a vedere insieme. Detto questo, possiamo partire con il nostro PDF. Cercherò di tenere sotto controllo quel maledetto pulsantino del microfono, così da accorgermene subito. Allora, aprite quindi il PDF font-colori.pdf e andate direttamente a pagina, adesso vi dico, a pagina 6. Da lì cominciamo. Il PDF che vi ho messo a disposizione, in realtà è lo stesso PDF che abbiamo visto qualche lezione fa, quando si parlava di font, colori e griglie. Questo perché in effetti, quando si parla di grafica pubblicitaria o di comunicazione visiva, ci sono tutta una serie di elementi che concorrono al successo di quella realizzazione. E in quel contesto abbiamo parlato della composizione visiva in termini di griglie e layout, abbiamo parlato dell'importanza di colori. E abbiamo soprattutto iniziato a parlare dell'importanza dell'uso dei caratteri. E questa sera cercheremo di stringere un po' il nostro obiettivo proprio su questo tema. Lo so, Simon. E quindi vediamo un po'. Font e tipografia, quindi font, anatomia e creatività. Innanzitutto, quando parliamo di caratteri, dobbiamo iniziare a capire, come dicevo prima, lo ripeto, ma adesso entriamo nel dettaglio, dobbiamo cominciare a capire che stiamo parlando di uno strumento indispensabile all'interno del nostro lavoro quotidiano a 360 gradi. Fino a qualche tempo fa, in effetti, ci interessavamo dei font solo per quanto riguardava la progettazione, per così dire, offline. Ma sappiamo che oggi lavorare con i caratteri addirittura tocca il reparto web design, perché, come saprete, all'interno della maggior parte dei siti statici, dinamici o quant'altro, abbiamo oggi la possibilità di personalizzare addirittura i caratteri in uso all'interno di un sito web. E saper manipolare ovviamente i caratteri nella maniera migliore, sia lato software offline che lato tool online, per noi è fondamentale poiché i caratteri compartecipano pienamente a trasmettere un certo tipo di messaggio. E come dicevamo, in effetti, di font, di caratteri, di famiglie di caratteri ne esistono veramente tantissimi. Basta andare sui classici portali di rito come. Non mi sentite? Naccia. Eccomi qui. Dicevo, per rendersi conto della vastità del panorama di font e famiglie di font, basta andare sui classici siti che tutti noi conosciamo, da Font, Urban Font e così via, per capire quanti siano i caratteri che vengono snocciolati ogni giorno e che troviamo a disposizione online. In realtà, però, come ho già detto la volta scorsa, il mio consiglio è al contrario quello di escludere quei due siti. Perché escluderli? Perché purtroppo spesso ci inducono in tentazione errata, cioè ci portano per esempio a scegliere un carattere senza nemmeno andare a verificare se si hanno i diritti d'uso corretti per utilizzare quei caratteri, da Font e Urban Font, per esempio, ma soprattutto perché quei due portali. In realtà sono, diciamo, dei contenitori eccessivamente massivi, a mio avviso, che non danno realmente peso a quello che è il fattore design quando si parla di font. Sembra un'affermazione, diciamo, come posso dire,
in qualche maniera fastidiosa, lo capisco, però seguitemi nel ragionamento. Quando parliamo di font, non parliamo di una ricerca ossessiva online di quei caratteri gratuiti che troviamo indiscriminatamente online sui vari siti, ma parliamo in realtà di una vera e propria disciplina che spinge tutti i designer del mondo, specialisti nella creazione di font, a partorire delle famiglie di caratteri dotati di una loro precisa identità. E questi caratteri così particolari, in realtà, spesso e volentieri non sono gratuiti, o se lo sono, ci vengono dati in un formato relativamente gratuito o utile quantomeno a testarne l'efficacia. Ora, nei nostri progetti è chiaro, quando magari sviluppiamo un lavoro per noi, è normale ovviamente che si pensi all'inizio di non andare a utilizzare dei font acquistati, perché ovviamente tanti di noi magari cominciano a lavorare o lavorano comunque a budget estremamente ridotti e cercano di risparmiare. Eccomi qua, e cercano, dicevo, di risparmiare. Fatemi vedere un attimino se per caso in meeting è tornato vivo, perché comincia un attimino a stressarmi sta cosa che ogni 30 secondi devo riaprire. No, in meeting è morto. Certo che se l'è scelta la giornata per andare out, vabbè. Vabbè, un po' di pazienza, di tanto in tanto dovrò cliccare sto benedetto tasto. Quindi dicevo, è facile quindi cercare dei portali che ci diano dei font gratuiti, però il trabocchetto principale consiste, come dicevo, nel fatto che questi siti rappresentano un po' di contenitori eccessivamente massificati, dove troviamo font che sono realmente dei caratteri elaborati da designer importanti, o quantomeno in gamba, insieme a font che sono, diciamo, improvvisati da autori di ogni tipo, o font completamente inutili. Adesso poi ci arriveremo, Claudia. Il concetto di base è questo. Se pensiamo che lavorare con i font significhi solo andare su quei due siti, scaricare i font che ci piacciono di più e riempire il nostro computer, in realtà stiamo già sbagliando approccio. Dobbiamo pensare, ecco, così magari ci capiamo un po' meglio. Ciao Laura. Dobbiamo pensare che chi crea un font normalmente dovrebbe essere una persona, un designer o uno studio o una cosiddetta fonderia, le classiche agenzie che creano font si chiamano così, e che lo fanno con competenza, lo fanno con mestiere. Cioè creare un font non è un qualcosa che si fa con superficialità, ma nasce comunque da una tecnica costruita nel corso degli anni che ci offre poi una serie di caratteri, i cui dettagli, la cui anatomia, che poi vedremo un attimino più nel dettaglio, e risulta molto più elaborata, molto particolareggiata e soprattutto molto singolare, cioè quello che si cerca online quando si lavora, quello che si cerca online quando si lavora ad un progetto è un font che abbia la sua individualità, mentre invece dentro questi portali troviamo, come dicevo, di tutto e di più. E finiamo per perdere di vista l'importanza della ricerca del carattere adatto. E a questo che mi riferivo quando dicevo che è importante non andare in quei portali. Siete liberi di non credermi, ma io personalmente su quei due siti e simili cerco di andarci il meno possibile. E spingo tutti gli allievi dei corsi che teniamo su comunicazione, grafica, eccetera, eccetera, a non andare dentro quei siti. Piuttosto, se proprio cerchiamo magari dei font gratuiti, anche semplicemente per testarli all'interno del nostro operato, tanto vale spulciare in rete tutti quei blog e siti che ci offrono delle spadellate di font gratuiti per uso personale o anche commerciale in molti casi, come nell'articolo che ho scritto, lì ve ne ho segnalati tanti, e che però vengono in qualche maniera filtrati e raccolti secondo la loro importanza, cioè. Troviamo spesso, per esempio, degli articoli creati dai blogger di tutto il mondo che vanno a farsi il giro di tante piattaforme e puntano a offrirci una serie di font sviluppati da designer di qualità. E Simone, se per esempio andate all'interno dell'articolo dedicato, lo trovate nell'area link web 2, io lì che cosa ho fatto? Un esempio di quello che fanno gli altri blogger e che ho fatto anch'io per costruire quell'articolo. Quando ho costruito quell'articolo, per dare un'idea di una serie di font gratuiti dall'identità quantomeno un po' più ricercata, sono andato semplicemente su Behance Network, la nota piattaforma sociale recentemente acquisita da Adobe,
all'interno della quale, attraverso determinate chiavi di ricerca, sono andato a... Dicevo, all'interno di Behance Network sono andato semplicemente con opportune chiavi di ricerca a visitare tutte le pagine dei designer che proponevano i loro font. Ne ho scelti alcuni e li ho pubblicati all'interno di quell'articolo. Ma se per esempio andate su Google e cercate chiavi di ricerca come, utilizzate chiavi di ricerca come best font design, ecco, parole chiavi così importanti, avrete solo l'imbarazzo della scelta. Dentro quell'articolo me ne ho messo veramente tanti caratteri piuttosto ricercati. Però il punto è proprio quello, cioè non andare a cercarli in canali massivi, ma magari risalire a tutti quei siti che trovate sempre in quell'articolo che raccolgono i vari designer che da tutto il mondo propongono i loro caratteri e che spesso li mettono anche gratuitamente a disposizione. Da Font Fabric a MyFonts, dai vari Linotype a tutti gli altri canali che si occupano di promuovere la cultura dei font. All'interno di questi siti troviamo tutta una serie di soluzioni che nella maggior parte dei casi sono a pagamento e poi vedremo perché è giusto ed è necessario puntare su quelli a pagamento. Ma trovate anche una serie di proposte e risorse creative gratuite. E proprio legate ai font, addirittura alcuni di questi siti, come vi ho segnalato in quell'articolo, vi offrono anche articoli, PDF per analizzare i font, strumenti per gestirli e così via. Quindi cominciare a lavorare bene con i font inizia educando noi stessi alla scelta dei font, quindi alla cultura dei font. È da lì che noi poi inizieremo in effetti a capire come si lavora, qual è la via migliore. Da lì inizieremo a capire qual è la via migliore per lavorare bene con i font. All'interno di questo webinar poi cercheremo anche di capire quali sono i software che ci vengono in aiuto, giacché, come dicevo prima, l'errore, un altro degli errori principali che citiamo spesso in questi eventi, consiste nella cattiva abitudine della maggior parte di designer di scaricarsi 6 milioni di font, quelli che ci piacciono di più, quelli più strambi, quelli più particolari. Per esempio, i font cosiddetti dello stile grunge o quei font leggermente rovinati sono quelli che in rete fanno la gioia di tantissimi designer. Poi, in realtà, nel mondo della pubblicità e derivati non li vediamo così spesso, un motivo ci sarà. Però, in effetti, quando quei grafici o quei designer vanno su quei siti, scaricano, fanno man bassa di tutti questi font così particolari. Il problema è che, come abbiamo detto tante volte, se voi caricate troppo il vostro sistema di font, innanzitutto vi prendete in giro da soli, semplicemente perché quando abbiamo più di, che ne so, 500 font installati fissi nel nostro sistema, voglio vedere poi quante volte andrete a utilizzare tutti quei 500 font o quante volte vi farete il giro di tutti e 500 font. È difficile che effettivamente si abbia un archivio così vasto e poi lo si metta in pratica quando si produce qualcosa. A quello poi ci arriveremo, Lu. Al contrario, la cosa che accade molto più di frequente è che poi magari si abbiano 500, 1000, 2000 font installati e si utilizzino poi sempre gli stessi, che sono poi quelli ai quali attribuiamo un certo ruolo e una certa importanza, ok? Poi vedremo effettivamente che in questo senso ci aiutano programmi come Sweetcase e altri che ho inserito in quell'articolo, che non solo ci aiutano a filtrare i font per categoria, ma addirittura ci permettono di sfruttarli senza installarli permanentemente nel nostro sistema. Dicevo, vedremo che questi software ci aiutano quindi a gestire i caratteri, le famiglie di caratteri, senza doverli installare permanentemente nel nostro sistema. E perché questo è un vantaggio, al di là, dell'ovvia, difficoltà di scelta quando ne abbiamo troppi? Perché in effetti, quanto più font abbiamo all'interno del nostro sistema, più lento andrà qualunque software noi andiamo a utilizzare. Ovviamente se carichiamo la nostra piattaforma di 2-3.000 font, mi ricordo un paio di allievi che ho avuto in un corso, tutti e due si autoesaltavano dicendo di avere 5.000 font installati nel sistema, 2.000 font installati nel sistema. E a che ti serve avere 2-3.000 font, 4.000 font se A non li utilizzi e B ti appesantiscono il sistema? Perché da quel momento in poi, qualunque programma voi apriate, comunque, quei font
verranno ricaricati in ogni singolo software e quindi vi rallenteranno tantissimo il flusso di lavoro. E chiaramente se noi stiamo lavorando e non stiamo divertendoci, non ci stiamo improvvisando un mestiere, quando si parla di grafico e figure complementari, è chiaro che il fattore tempo è essenziale. Quindi ottimizzare la presenza di caratteri all'interno del nostro sistema è il nostro primo compito. E per ottimizzarli, come dicevo, ci sono una serie di software, che poi vedremo insieme velocemente, per capire come gestirli al meglio all'interno della nostra piattaforma. Quindi a questo punto io so, da un lato, adesso ci sto arrivando Carlo, proprio sto per citarlo. Lo so, Lu, ma evidentemente quei grafici non hanno mai lavorato realmente all'interno del settore, perché ci sto arrivando anche a quello, Frank. In effetti, Lu, ti posso garantire che quando un grafico ti dice che il tempo è relativo o non gliene frega niente, o è una persona che è convinto di fare l'artista e l'artista non è un comunicatore, cioè l'artista non è una figura professionale, è una figura per l'appunto artistica che è soggetta ai suoi istinti, ai suoi tempi, ma lì non parliamo di lavoro, stiamo parlando di qualcosa di diverso. È la solita diatriba tra artisti e comunicatori. Noi parliamo qui di comunicatori, non di artisti. Oppure semplicemente non ha mai lavorato, non ha bisogno di lavorare, perché se avete lavorato con un qualunque cliente, dubito che quel cliente vi abbia detto: guarda, fammi la locandina, anche se me la dai tra 9 mesi, chi se ne frega. No, 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 ma hai fatto bene a specificarlo, Lu, ma è una cosa che comunque ripeto spesso nei webinar. Quando parliamo di metodo di lavoro o di necessità di fare attenzione a dettagli che insieme adesso piano piano stiamo eviscerando, ci riferiamo sempre ad una figura professionale, cioè una figura che si rapporta al mondo del lavoro. E lì ecco che comunque serve avere metodo, avere disciplina, avere comunque cognizione di causa, anche per quanto riguarda l'argomento citato da Frank, e cioè scaricare indiscriminatamente font dalla rete non serve a niente. Perché noi comunque se dobbiamo lavorare nel settore dobbiamo essere sempre arcisicuri che il font che abbiamo scaricato, anche quello gratuito, abbia per esempio una finalità magari commerciale. Mi spiego meglio. Quando scaricate un carattere, di solito dovreste accertarvi se quel carattere è, per esempio, gratuito per uso commerciale, gratuito per uso personale, gratuito per uso personale limitato, che significa che non lo posso nemmeno utilizzare per un progetto mio, come posso dire, amatoriale per esercitarmi e così via, e pubblicarlo sul mio sito, ma non lo posso proprio utilizzare per esposizioni di alcun tipo. E non vale la regola che tante volte sento dire: ah, ma su quel sito non c'era la licenza d'uso, quindi come su DaFont, e non c'era la licenza d'uso, quindi lo utilizzo come mi pare e piace. Assolutamente vero l'opposto, cioè per ogni singolo carattere che vado a scaricare, devo sapere nel dettaglio come l'autore ha deciso di gestirlo, ok? Programmi come lo studio in fase di esportazione. Sicuramente, però, il problema, Carlo, è a monte, cioè io non devo proprio scaricarlo il carattere se non. Eccomi qui. Dicevo, il problema è a monte, cioè io non lo dovrei proprio scaricare se non so che tipo di finalità quel carattere possa avere. E anche in questo contesto, scaricando i caratteri magari per uso personale, per uso commerciale, è importante riuscire a categorizzarli bene nel nostro computer. E lì, per questo motivo e quelli che abbiamo detto prima, entrano in gioco software come Suitcase. Software come Suitcase, che è il mio preferito, che trovate sia per Windows che per Mac, costicchiano un poco. In realtà non è vero, perché ci sono software molto più costosi di altro genere, però si tratta di acquistare uno strumento che ci mette in condizioni di installare, disinstallare e gestire per categoria e per filtro tutti i font che abbiamo all'interno del nostro sistema. È uno strumento di lavoro, una volta, è uno strumento di lavoro fondamentale, proprio perché non dovete perdere tempo nel momento in cui scegliete un font o lo dovete provare. Esempio pratico. Quando per esempio dovete creare una locandina o un'illustrazione, magari la prima cosa che fate è scrivere il testo su Photoshop o Illustrator e cominciare a testare i vari caratteri, giusto? Per vedere come si associano alla vostra creazione. In realtà, programmi come Suitcase vi facilitano la vita anche in questo senso, perché vi danno la possibilità di scrivere quella stessa frase dentro il software Suitcase, per esempio, e font dopo font verificare se la frase si adatta bene alle forme predefinite di quella famiglia di caratteri.
anche quello è un modo per risparmiare tempo, ok? Poi, ultimo appunto e andiamo avanti, la questione del font gratuito e font a pagamento. Giustamente tanti grafici mi dicono, guarda, mi stanno facendo fare un lavoro comunque a bassissimo costo. Eccomi qui. Dicevo, tanti grafici magari spesso si lamentano del fatto che non hanno budget per acquistare un font e quindi non lo utilizzano e si buttano sempre sui classici di settore o peggio ancora li scaricano craccati e li utilizzano sempre così. Allora, innanzitutto, se lavorate in questo settore, ci sono due cose importanti da sapere. La prima, quando creo un logo, quando creo un elaborato, una locandina, un progetto visivo, è mio diritto eventualmente mettere a budget sul cliente l'acquisto di quel tipo di carattere. Se il cliente effettivamente non ne capisce niente di comunicazione e pensa che lo state prendendo in giro, consideratelo nel budget senza esprimerlo all'interno del preventivo. Cioè, quanto gli devo chiedere per la locandina? Dico una sciocchezza. 100 euro? Bene, gliene chiedo per esempio 200 o 150 e comincio a mettere da parte i soldini per cominciare ad acquistare quelle famiglie di caratteri che per me possono essere significativi e importanti. Quando poi addirittura si lavora con i loghi dei clienti, voi non potete utilizzare un carattere per creare un logo senza avere i diritti d'uso di quel carattere. Vi mettete potenzialmente nei guai perché in qualunque momento l'autore originale di quel tipo di carattere verrà da voi a bussare alla porta e vi dirà: Ok, ma come hai creato quel logo? Chi ti ha dato il diritto d'uso? Ora, sembrano pretestuosità questi miei esempi. In realtà non è così. Quando lavoriamo, come ho detto, non dobbiamo improvvisare, dobbiamo essere esenti da, come posso dire, problematicità che si possono ripresentare anche dopo. E sta a noi, ovviamente, eventualmente mettere in condizioni noi stessi e il cliente di essere tranquilli. Immettendoci in questa linea di pensiero, pian piano vedrete che riuscirete magari a mettere da parte quei 20-30 euro per ogni lavoro e cominciare a costruirvi le vostre librerie. Poi, come dicevo, facendo un'opportuna ricerca dentro i vari siti come quelli che vi ho segnalato io, vedrete che piano piano potrete avere innanzitutto alcuni font che sono gratuiti anche per uso commerciale, ce ne assicuriamo e già stiamo più tranquilli. Quando creiamo un logo, per esempio, di solito comunque dovremmo acquistare il font noi e soprattutto consigliare al cliente di acquistarlo per utilizzarlo poi all'interno del suo lavoro quotidiano in rapporto al logo che gli abbiamo creato. Insomma, sono tutte opportunità che ci permettono di migliorare le nostre librerie professionali. Probabilmente qualcuno tra voi già starà in qualche maniera storcendo il naso, però vi dico questo: se foste un architetto o un salumiere, lesinereste soldi per esempio sui vostri strumenti di lavoro? Immaginatevi un salumiere che dice: Non compro la mia affettatrice migliore, l'affettatrice migliore, perché effettivamente voglio risparmiare quei 50-60 euro. Poi il salame tanto lo taglio col coltello. No. Dobbiamo metterci nell'ordine di idee di essere dei professionisti che danno importanza anche alla loro dotazione personale. E è facile dimostrarlo, ma potete credermi, saper scegliere un font che magari costa anche quei 10, 15, 20 dollari ci mette in condizioni di avere delle librerie attraverso le quali esprimerci con un valore aggiunto rispetto ai tanti improvvisati. Si parla tantissimo di grafici che ci tolgono praticamente il pane dalla bocca perché sono improvvisati, perché non sanno cosa fare e così via. Quante volte, lo abbiamo raccontato anche in aula, sento frasi del tipo: Non so fare niente, allora faccio il grafico. Se vogliamo realmente superare lo scontro con i tanti improvvisati che frazionano il mercato, l'unica cosa che possiamo fare è offrire qualità. O meglio, offrire il giusto ruolo professionale per comunicare al cliente la differenza tra noi e quelli improvvisati. E questa cosa nasce anche e soprattutto dall'elemento cardine con il quale ci rapportiamo al cliente, cioè la qualità del materiale visivo che gli proponiamo. Ok? Sì, Laura. E veniamo al punto topico, così passiamo avanti. Perché in effetti c'è una differenza fondamentale da fare tra i font gratuiti che troviamo a tonnellate in rete e quelli a pagamento? Come ho detto prima,
L'arte della creazione dei font è realmente un'arte a sé stante, è una disciplina all'interno della quale ci sono dei designer che si specializzano, che ci lavorano su e che creano delle famiglie di caratteri dove non mettono insieme una serie di rettangoli a casaccio, ma si tratta, diciamo, di famiglie di caratteri all'interno dei quali ci si lavora su in ogni singolo dettaglio. Dalla forma di ogni singola lettera alle varianti di ogni singola lettera fino ad arrivare a quello che si chiama legatura tra un carattere e l'altro, cioè il modo attraverso il quale, scrivendo una certa parola, vediamo che una lettera si lega a quella successiva e a quella precedente. Un esempio rapido che potete verificare voi stessi è questo: se scaricate un font gratuito, normalmente troverete all'interno di quel font semplicemente, che ne so, la tipologia regular, cioè il font normale, al massimo la versione italic, cioè in corsivo, la versione bold. Mi sentite? Ok. Dicevo, se scaricate un font gratuito, solitamente state scaricando per esempio un singolo font, al massimo con due o tre varianti, italic, bold, semi bold, condensed e così via. Ma se andate ad vedere il dettaglio di quel font, normalmente si presenterà piuttosto vuoto, cioè non vi darà la possibilità, per esempio, di variare i caratteri. Questo adesso poi ve lo farò vedere quando ci collegheremo in streaming, aprirò un attimo il mio Illustrator per farvi vedere la differenza. Quando invece scarichiamo, per esempio, un font a pagamento, dentro ci troviamo tutto il lavoro del designer o della fonderia che ci hanno dato quel font in gestione, il che significa una serie di varianti tematiche. Significa una serie di varianti per lettera, una serie di glifi, cioè elementi addizionali del carattere per gestirne l'immagine all'interno di un progetto, legature sviluppate con professionalità e così via. Perché ogni tanto Laura salta l'audio e mi ricordano di cliccare il pulsantino, perché non sempre me ne accorgo che è andato via l'audio. Anzi, vi ringrazio per il servizio che state portando avanti. Quindi dicevo, ecco, cito un piccolo esempio che nomino spesso e poi realmente andiamo avanti. Lo so che tendo ad essere logorroico, ma la questione comunque del dar valore ai font sviluppati da designer con la D maiuscola è un argomento al quale tengo tantissimo e secondo me è la base attraverso la quale cominciare a capire qual è la logica di scelta e di uso dei font. L'aneddoto che vi racconto, qualcuno di voi lo conosce già. Qualche anno fa, al Festival della Creatività di Firenze, ho assistito a una conferenza di Jonathan Barnbrook, uno degli autori che mi sembra di aver citato anche nell'articolo. Tasto. Dicevo, a Firenze mi trovai alla conferenza di Jonathan Barnbrook. È un grafico, famoso a livello internazionale. Che si occupa anche di sviluppare dei font, cioè crea delle famiglie di font direttamente dalle proprie mani. E non lo fa utilizzando quei classici programmini inutili che vi permettono, vi dicono, vi promettono di creare un font anche se non sapete farlo. Non parliamo di questo. Stiamo parlando di designer che hanno fatto di quel mestiere un'arte vera e propria. Cosa raccontava Jonathan Barnbrook in quel contesto? Ci raccontava di come, per esempio, aveva creato una sua famiglia di font recenti. E mi ricordo che ci spiegava, mostrandoci a schermo una lettera M e una lettera G di quel font, come era nata la forma di quelle due lettere. La M, per esempio, avete presente le gambine della M, giusto? Bene, lui in quel contesto aveva prodotto una M molto armonica, molto morbida e contemporaneamente una lettera dal tratto molto deciso. E ci raccontava che l'ispirazione creativa per creare quella lettera l'aveva presa osservando le foto di alcune colonne doriche o romaniche, adesso non ricordo, le colonne in pratica dei templi antichi. Osservando il modo in cui in un tempio di Vattelapesca si presentavano queste colonne, gli venne in mente di prendere tre di quelle colonne e trasformando le loro sagome opportunamente con il software del caso, probabilmente Illustrator, ma non è detto, è andato a costruire la lettera M. Poi ci fece vedere la G. L'occhiello della G era nato da una fotografia che lui aveva visto
frutto di una sua ricerca, chiaramente, di un tipo particolare di arnie. Erano delle arnie, eccomi qui, erano delle arnie di un certo tipo di ape particolare e avevano una forma, leggermente inconsueta rispetto al normale. Osservando quelle arnie, si rese conto in pratica che poteva sfruttarle per creare l'occhiello della G. E di lettera in lettera, di passaggio in passaggio, ispirandosi come faremmo noi per una locandina o per un altro progetto, creò un design specifico per ogni lettera. Poi la sua arte è intervenuta ovviamente per amalgamare tutte le lettere in uso, maiuscole e minuscole e relative varianti, per creare quel set di caratteri, quella famiglia di fonte. Un esempio banale, ma che in effetti ci dà idea di cosa significhi creare un carattere, creare un font, una famiglia di font? Purtroppo no, cioè se vedessi la lettera te la saprei dire, ma adesso non. Poi magari nella pausa lo cerco. Comunque è un carattere abbastanza famoso di Jonathan Barnbrook e non è quello in stile celtico, però cazzarola non mi ricordo come si chiama. Comunque nella pausa magari gli do un'occhiata, eventualmente ve lo faccio vedere. Quindi ripeto, già cogliendo questo esempio, capiamo perché per cercare i font migliori per i nostri progetti, senza lesinare all'interno della spesa da proporre al cliente, magari guadagniamo 20 dollari in meno, ma otteniamo un carattere in più per produrre un qualcosa che si presenti in maniera diversa dai soliti font in uso dappertutto. Jonathan Barnbrook. Barnbrook, mi pare che si scrive così. Non mi ricordo se c'è la E finale. Comunque, se lo scrivete su Google vi esce subito. Figurati. Virus Font. Potrebbe essere, devo andare a vederlo. Questo è uno dei suoi più famosi, ma non sono sicuro che sia quello. Poi gli vado a dare un'occhiata. Comunque, basta prendere la M di quel Virus Font. Se la M ha, diciamo, una sorta di simbolo ondulato nella testata. Ah, lui è Virus Font, sì, scusami. Sì, hai ragione. Perdonami. Quindi stavo dicendo, è importante. Tasto. Eccomi qui. Quindi dicevo, cercando comunque di dare importanza all'acquisto anche del carattere, o quantomeno all'atto di rivolgersi a fonderie e siti che raccolgono i designer veri legate ai font, ecco che cominciamo a educare noi stessi e contemporaneamente il cliente sul peso giusto da dare al font in uso. Riprendiamo il nostro PDF e andiamo avanti. Una questione di carattere. In questa pagina, perché ho citato cinema, advertising, brand, prodotti e web? Uno dei problemi principali quando si comincia a rivolgersi alla scienza dei font o comunque alla materia dei font migliori per il nostro lavoro, una delle domande classiche in questo contesto è: d'accordo, ma come faccio, per esempio, a capire quale font scegliere tra i tanti disponibili da associare al mio progetto? In effetti, si tratta, diciamo, di un qualcosa che in realtà un po' ci arriva dall'esperienza nel settore e un po', in ampia parte direi, ci arriva anche dall'osservazione del mondo della comunicazione che tutti i giorni noi stessi viviamo. Mi spiego meglio. In effetti, intorno a noi abbiamo tantissimi esempi per cominciare a capire qual è, la tecnica giusta per associare un tipo di carattere a un certo progetto visivo. La prima cosa il primo elemento che vi posso segnalare è qualcosa che tutti i giorni noi vediamo sia in televisione che in città che sul web, e cioè le locandine cinematografiche. Un qualcosa che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e che in realtà spesso nasconde uno studio particolareggiato dell'uso dei font. Vado a cliccare. Eccomi qua. Dicevo, se guardiamo alle locandine cinematografiche, per esempio, spesso notiamo come l'intera scena nasca da un ideale corredo con la scelta del carattere che porta il nome del film. Le locandine cinematografiche, secondo me, sono uno degli esempi più pratici per capire, per esempio, come alcuni tipi di carattere
si portino dietro una loro identità visiva. Nell'allegato zippato, poi ne vedremo alcuni insieme, vi ho messo infatti un bel po' di locandine cinematografiche per darvi idea di quanto realmente la scelta del carattere sia in grado di rappresentare il concept del film. Ora, seguitemi nel ragionamento. Chi crea una locandina cinematografica in realtà ha un compito alle volte abbastanza arduo, cioè deve cercare di proiettare l'osservatore direttamente nell'ambientazione del film. Pensate alla locandina di Prometheus, alla locandina del serial TV Alcatraz, a locandine di film famosi o locandine di film molto particolari che in qualche maniera poi rappresentiamo facilmente con certi tipi di carattere, al punto tale che alcune volte il font in uso per quel tipo di locandina diventa esso stesso carattere. Pensate a Matrix o pensate a Indiana Jones, eccetera, a tutti quelli che sono andati in pratica poi a creare un font ispirandosi al tipo di carattere in uso in quel caso per la locandina. Ovviamente sono da scartare, lo dico a margine ma lo sottolineo, non prendete mai in uso un font che è stato creato dal titolo di una locandina, ok? Però era solo per passarvi, per darvi l'idea di quanto alle volte il titolo di un film ci rimanga impresso per la forma dei caratteri che abbiamo trovato all'interno di una certa locandina. E l'esempio cinematografico mi è molto caro proprio perché nel corso del tempo è soggetto ad una naturale evoluzione in funzione delle famiglie di caratteri di volta in volta disponibili. Mi ricordo che all'interno di un corso di grafica pubblicitaria prendemmo in esame le locandine cinematografiche degli ultimi 30 anni, andando a vedere come si era evoluto l'utilizzo dei caratteri all'interno di queste locandine. Una cosa che però ci colpisce è alle volte la capacità di alcuni designer, non di tutti, perché non tutte le locandine sono dei buoni esempi, la capacità di alcuni designer di scegliere un tipo di carattere piuttosto che un altro per rappresentare una certa scena, e quante volte addirittura quegli stessi designer prendano un carattere esistente e lo manipolino come si farebbe all'interno di un logo per rappresentare il titolo del film, che in effetti ha sostanzialmente delle connotazioni simili a quelle dei loghi, cioè il titolo di un film alle volte è sostanzialmente un marchio, quindi è assonante con la fase di produzione di un logo, ecco perché troviamo delle dinamiche molto simili. E se pensiamo alla quantità di film che fuoriescono, abituandoci ad osservare queste locandine nel loro contesto, secondo me già cominciamo a capire quando e come utilizzare un certo tipo di carattere piuttosto che un altro. Sì, quello sicuramente, quello è sempre, diciamo, ecco, è una nozione sempre valida all'interno di tutti i contesti creativi. Però nel caso delle locandine, quello che mi piace notare è come spesso, in effetti, un tipo di font sia più facilmente riconoscibile nella sua capacità espressiva in associazione ad una locandina piuttosto che preso nero su bianco all'interno di un sito senza essere stato contestualizzato prima. Questo ovviamente è un aiuto per chi non ha dimestichezza con l'uso dei caratteri ed è un piccolo trucco del mestiere, se volete, per iniziare a educare noi stessi, i nostri occhi, alla scelta del carattere migliore. Poi ovviamente vale per il cinema, ma come ho scritto all'interno della diapositiva, ci basterebbe guardare anche l'intero mondo della comunicazione visiva. Partiamo dal cinema, ma possiamo per esempio citare le cover degli album musicali. Possiamo citare le copertine dei libri, possiamo citare i prodotti che troviamo. Dicevo, per effettuare questa educazione personale all'associazione dei font per progetto, non ci sono solo le locandine cinematografiche, troviamo gli album musicali, troviamo le copertine dei libri, i prodotti che troviamo all'interno del supermercato, tutto ciò che in qualche modo ha la necessità di presentarsi all'utente, al cliente per così dire, e all'osservatore, puntando a trasmettere direttamente quello che è il suo valore intrinseco. All'interno del file zippato
C'è una cartella, per esempio, che adesso poi vedremo insieme, che si chiama, ve lo dico subito, una cartella che si chiama Food Calligraphy. Si tratta di una raccolta di prodotti, tutti dell'ambito alimentare, all'interno dei quali troviamo delle etichette con dei font di stile calligrafico. Messi insieme si vede come in effetti non ci siano due font uguali, ma è un modo per capire come quella tipologia di font, il calligrafico, possa associarsi di volta in volta a una certa gamma di prodotti del settore alimentare. Per esempio, un font calligrafico molto morbido potrà essere associato ad una crema vellutata, perché chiaramente con le sue linee morbidi, sinuose, eleganti, vorrà rappresentare come posso dire, la cremosità, la morbidezza. Gli aspetti materiali di quel prodotto e quindi si cerca di associare materialmente il prodotto con il tipo di carattere. Ci sono ovviamente associazioni più semplici, associazioni diverse e ovviamente, giusto dirlo, come ricordavo prima, non tutte le associazioni che vediamo online sono la migliore associazione possibile, ma rappresentano comunque evidentemente una scelta. Ma rappresentano comunque una scelta che un designer ha fatto quando ha creato quell'etichetta, quel packaging, quella locandina, quella copertina di libro. Quindi vale come sempre la logica che definiamo un po' in tutti i webinar: osservare è fondamentale per capirne di più. Certo, anche cercare di gustare con gli occhi è un po' anticipare il contenuto, come accade per le locandine dei film. Nella slide numero 7, credo che siamo lì, fra l'altro, ho citato due delle 20 regole della comunicazione visiva che spesso cito all'interno dei corsi di grafica e comunicazione visiva. La regola numero 9 che dice: considera il testo come un elemento grafico. Che significa? Significa diamogli il giusto peso, sapendo che il carattere non ci serve, un font non serve solo per scrivere il nostro messaggio, ma è esso stesso portatore del concept comunicativo che abbiamo scelto, in linea con quanto abbiamo detto fino ad ora. E la regola numero 10, il testo è tuo amico, dagli importanza, il che significa che dobbiamo rispettarlo nelle sue caratteristiche. Sto in realtà anticipando un altro tema molto importante. Andate a pagina, questa credo che sia pagina, aspettate, ve lo dico subito, pagina 9. Sto anticipando un po' quella che è, diciamo, la tematica dell'anatomia fisica di un carattere, di un font. Che vuol dire trattare bene il font e rispettarlo nella sua identità? Andate a pagina 9 del PDF e cominciamo da lì. Allora, voi sapete che quando si parla di font, articoli, libri e persone, diciamo, esperte di settore, la prima cosa che fanno è cercare di spiegarvi dalla base alle forme più evolute la diversa. Tasto. Eccoci qui. Dicevo, sapete come in tutti gli articoli, libri, seminari e quant'altro sia molto importante cercare di definire le diverse tipologie di famiglie di font che ci troviamo davanti e le classificazioni di rito, serif, sans serif, termini chiave come bastoni, grazie, occhiello. Si tratta di tutta una serie di, come posso dire, etichette che rappresentano quelle che sono le caratteristiche di un carattere, scusatemi, di un font che ci troviamo di fronte. La differenza sostanziale, ovviamente, che salta subito agli occhi, sta proprio nella forma finale del font. Quando si parla, per esempio, di grafica, se si deve dare un consiglio ad un grafico che sta producendo qualcosa, la prima cosa che gli si dice è: scegli un font bastoni, uno con le grazie, scegli un font, per esempio, con una certa spaziatura, dotato di una serie di varianti particolari e così via. Insomma, si discute in termini tecnici. E il nostro dovere è innanzitutto avere familiarità con questi termini perché ci saranno la nostra guida all'interno della comprensione dell'anatomia di ogni carattere. Parliamo per esempio dei font con le cosiddette grazie.
Che cosa sono le grazie? Sono in pratica, se guardate la diapositiva numero 9, sono in pratica quelle, come posso dire, quegli estremi di ogni singola lettera che con morbidezza rappresentano un po' i tratti classici, diciamo così, anche se probabilmente Alberto mi vorrebbe già bacchettare con una mazza ferrata alle mani. Sono un po' le parti terminali di ogni singola lettera di un carattere che ci ricordano un po' l'uso classico delle lettere che vediamo spesso all'interno di vari prodotti. Immaginatevi, per esempio, il Times New Roman, diciamo quello più utilizzato per ovvie ragioni, che è un tipo di font piuttosto, insomma, inflazionato per ovvie ragioni, si presenta con quelle sue decorazioni ai margini, con quelle linee sinuose, latine, classicheggianti e così via, contrapposte, anche se ci sarebbero in mezzo tante altre cose, ai classici font bastoni come l'Helvetica, il Futura, cioè quei font che sono molto rigidi. Eccomi qui. Dicevo, contrapposti ai font. Sì, cos'è quel Anatomy Font? Ah, ok, il documentino, ok. E, per inciso, lo dico sempre, ma almeno sapete perché, insomma, chi è Alberto e perché basta queste cose. Alberto comunque è un esperto di fonte e quant'altro e adesso dirà che non è vero, ma è il mio punto di riferimento per quanto riguarda la questione di fonte e dintorni. Quindi qualunque cosa dica, non credete, gli è molto modesto. Ed è una fonte di risorse immensa. Quindi dicevo, la questione delle diverse famiglie di font per noi è importante perché ciascun tipo di carattere che rappresenti un font schematico, rigido, come i font bastoni più tradizionali, o un font con le grazie, o gli altri font dotati di grazie o di altre particolarità, ciascuno di essi in realtà è ispirato ad un certo tipo di messaggio. E la varietà di queste forme giustifica poi la bravura, scusatemi, la riuscita di alcuni progetti all'interno dei quali sicuramente non troveremo sempre solo i classici Helvetica, Futura, Future ed Helvetica, ma troveremo in realtà tante altre tipologie di caratteri con le opportune varianti che un designer ha scelto per noi. Quindi per rispettare il carattere, la prima cosa che io devo cercare di fare è conoscerne l'anatomia, conoscere quindi la sua struttura, conoscere per esempio il messaggio che il tipo di carattere cerca di trasmettere. Quando parliamo però di rispetto del carattere o del suo corretto utilizzo, io cerco di andare oltre alle nozioni da manuale che trovate anche nei link che vi ho passato tante volte e che vi ripasserò con nuovi articoli e che trovate anche nel link probabilmente che vi ha passato Alberto. Cioè, andiamo un po' oltre rispetto alle classiche nozioni che comunque dobbiamo conoscere rispetto alla nomenclatura di ogni tipo di classificazione, di ogni elemento del carattere, dall'occhiello alle assi e così via. E cerchiamo di capire quali sono i punti chiave da rispettare per trattare bene il carattere. E vedremo anche di capire perché. Eccomi qua. Quindi dicevo, cerchiamo anche di capire perché è importante rispettare il carattere. Quindi cerchiamo di capire quali sono i trabocchetti tradizionali e perché va rispettata l'identità di ogni carattere. Innanzitutto, molti grafici, anche quelli che magari sono un po' più stagionati, di tanto in tanto cedono alla tentazione di modificare alcuni aspetti del carattere. Che cosa fanno in realtà? Modificano per esempio la spaziatura tra le lettere, tra la prima e la seconda lettera e così via. Modificano di tanto in tanto l'orizzonte del carattere, cioè la retta che in pratica fa da base al nostro carattere. Modificano l'altezza del carattere, o meglio, del font in uso. Modificano la larghezza, cioè lo stirano in pratica in tutte le direzioni, per farlo entrare all'interno, per esempio, di un box. Insomma, a questi caratteri gli facciamo di tutto. Il punto però principale è che dobbiamo ragionare in maniera radicalmente opposta e diversa. Se è vero che un designer ha studiato ogni singola lettera e ogni legatura, cioè ogni passaggio da una lettera all'altra, per
con dovizia di particolare, quando andiamo a stiracchiare questi caratteri o ne modifichiamo la natura per i nostri obiettivi, stiamo snaturando la capacità comunicativa di quel carattere. Per esempio, quanti di voi qui, quando devono rendere in grassetto un carattere, pigiano sul pulsantino di Photoshop T che c'è nel pannello dei caratteri? Avete presente la T che vi dà il grassetto di ogni carattere? Quanti di voi utilizzano quel pulsantino? Siate onesti. Eccomi qui. Dicevo, quanti di voi, in sincerità, utilizzano quando hanno bisogno di creare il grassetto per un certo tipo di testo, quella T con l'effetto bold che trovate in Photoshop nel pannello dei caratteri? Nessuno? Si esprime? E beh, dipende, però aspetta un attimo, Albert. Ok. Allora, come dice Alberto, è un crimine tipografico autorizzato. In realtà, però, la questione è questa: cioè, in effetti, magari anziché andare a schiacciare la T, andiamo a vedere se c'è una variante bold del tipo di carattere, ok? Oppure, eventualmente, verifichiamo, vale tanto per il grassetto quanto per l'effetto corsivo, innanzitutto le varianti di famiglia e soprattutto verifichiamo che tipo di problematiche potrebbero sorgere dall'utilizzare quei tasti, in maniera così indiscriminata. Vi faccio un esempio banale che potete testare voi stessi. Molti di voi sicuramente avranno il Myriad Pro all'interno del proprio computer. Qualcuno l'ha acquistato, qualcuno l'ha scaricato craccato. Provate a scrivere una lettera qualsiasi, scusatemi, una parola qualsiasi, e a utilizzare poi lo strumento di, come si dice, per rendere corsiva la parola che trovate nel pannello di Photoshop. Semplicemente il testo che avete scritto si inclina verso destra. Seguendo, diciamo, la specifica di quello strumento. Poi provate a riscrivere la stessa parola a fianco e scegliere invece il Myriad Pro Italic. L'effetto finale sarà diverso. Provate a fare questo esempio, a realizzare questo esempio nel vostro computer e vi accorgerete che il Myriad Pro Italic non è il Myriad Pro. Mannaggia. Dicevo. Il Myriad Pro Italic non è il Myriad Pro Regular semplicemente inclinato. Comincia ad essere diverso. Fate questa prova e ve ne accorgerete. E perché è diverso? Sì, ho fatto l'esempio del Myriad Pro perché in tanti comunque non, diciamo, insomma, non se ne accorgono, lo utilizzano indiscriminatamente, non se ne accorgono mai. Ma in effetti anche il Times ci stava pure. Ma ci sono tanti caratteri che variano. Ora, ci sarà un motivo se il designer nell'inclinare il carattere ha anche cambiato parte della sua forma. Ed è lì che comincia a essere necessario fare il distinguo e cominciare a capire che è importante rispettare il carattere. La leggibilità di un font nasce dal rispetto della forma originale concepita dal designer. Se comincio, per esempio, a inserire dei testi nei miei progetti e gli do, per esempio, il parametro giustifica, che è quello che in pratica deve coprire praticamente da un lato all'altro il paragrafo che ho generato. Questo tipo di attività, cioè dare il giustificato ai nostri testi, snatura costantemente la leggibilità dei caratteri. E direte voi: sì, ma rende più ordinato il paragrafo che stiamo leggendo. Sono fesserie, perché in realtà il principio cardine deve essere che la parola sia leggibile senza difficoltà. Se comincio a utilizzare il giustificato, avrò delle righe dove una parola di 5 lettere copre l'intero rigo e sotto, diciamo, degli squilibri costanti e continui, perché il sistema cerca sempre di creare un rettangolo e di riempirlo con il nostro testo. Anche la cosa che sta dicendo Alberto, il maiuscolo deve essere disegnato dal designer, cioè se andate a verificare la variante tra maiuscolo e minuscolo, alle volte troviamo anche delle alternative molto più interessanti magari di quello che abbiamo con i font free improvvisati da presunti designer tipografici. E iniziare a studiare anche le varianti di ogni font che utilizziamo è davvero una profonda ricchezza che dà valore ai nostri prodotti, ai nostri progetti, scusatemi. Dicevo, quindi capire, per esempio, quando stiamo utilizzando un carattere, quali varianti
anche di singola lettera ci propone, poi lo vedremo tra poco in streaming dentro Illustrator, ecco che effettivamente ci dà una dimensione di quanto rispettare il carattere si possa tradurre in un valore aggiunto per i nostri progetti. Ok? In sintesi, il carattere è un elemento fondamentale. Perché alla fine della fiera, se ci pensate, finalizza il messaggio visivo che abbiamo generato. La locandina dai colori più belli e dall'immagine più impattante si arriva, a completare nel testo che noi mettiamo su quella locandina. La prima cosa che avviene quando posiamo gli occhi su una locandina pubblicitaria o su un advertising creato da chiunque è assorbire l'insieme della realizzazione come impatto visivo. Ne assorbiamo i colori, le forme, la gerarchia visiva, i punti vuoti, i punti pieni e così via, i vuoti creativi e via dicendo. Ma nel momento in cui passa quell'istante, in cui avviene quella sorta di imprinting, chiamiamolo così, subito dopo andiamo con gli occhi a cercare il testo, a cercare il logo, a cercare l'headline, a cercare il messaggio. E se il carattere che abbiamo scelto e in qualche maniera poco chiaro, poco leggibile, insignificante rispetto al concept che si è scelto per la nostra realizzazione, creeremo una frattura nella corretta fruizione del messaggio che abbiamo voluto imprimere nella nostra creazione. Immaginatevi, per esempio, un esempio abbastanza semplice. Creiamo una locandina futuristica. E che tipo di font ci inseriamo? Un'altra volta. Mannaggia, maledetto tasto. Eccomi qua. Dicevo, immaginate di creare una locandina futuristica, per esempio, e a quel punto che cosa ci mettiamo all'interno? Ci metteremo probabilmente un font, e adesso nella pausa controllo, eventualmente andiamo di là. Dicevo, una locandina futuristica. Che font ci mettiamo? Ci mettiamo per esempio un font bastoni. Perché il font bastoni? Il font bastoni, sceglietene uno, che ne so, il Futura, l'Helvetica, tanto per citare quelli famosi, ma l'Alternative Gothic, Steelfish, quei caratteri molto alti, molto allungati e stretti. Perché li troviamo spesso su soggetti di questo genere, futuristici o in qualche maniera moderni, tecnologici e così via? Perché la loro natura è quello di essere spigolosi, freddi. Che due termini che sono in qualche maniera sinonimi di futuro, tecnologia, immaginando un futuro per l'appunto tecnologico, evoluto, eccetera, che sia, diciamo, un riflesso dell'informatica tradizionale. E concettualmente, informatica, futuro, tecnologia, ci ricordano in qualche maniera un qualcosa di freddo, meccanico, sterile, tutto, diciamo, fuorché umano, ecco, tutto quello che è in qualche maniera precisione e lontano da quello che sono le caratteristiche umane. Ecco perché scegliamo un tipo di carattere, per esempio bastoni, perché è un carattere che non ha forme morbide, ha solo forme spigolose, ok? Ragion per la quale, anche il codice binario, giusto? Ragion per la quale è facile trovare su quel tipo di soggetti quel tipo di carattere. Però è chiaro, sono associazioni piuttosto semplici. Quando il soggetto cambia e la difficoltà aumenta. Ma torniamo un attimino alla nostra locandina futuristica. Immaginatevi di creare una locandina per un film futuristico o per un progetto grafico legato effettivamente al futuro, alle macchine, legato all'informatica e così via. E andandoci poi a mettere, di nuovo sono andato giù, ma porca miseria, odio sta piattaforma Adobe. Quindi dicevo, immaginatevi di dover creare un soggetto simile. E di andarci a mettere invece un carattere che non c'entra nulla. Nel momento in cui il visitatore osserva quella locandina o quella creazione e va a leggere il messaggio, sicuramente lo leggerà bene, anche se stiamo utilizzando il Times, il Caslon o quello che vi pare. Il problema è che però si crea una sorta di microfrattura che non rende così fluido il messaggio. La riprova consiste nel fatto che tante volte, come diciamo spesso, poggiamo gli occhi su una creatività che ci piace e non ci piace, ci disturba un po'. Andando a scendere nel dettaglio, poi ci accorgiamo che un po' per le griglie in uso, un po' per gli spazi sballati, un po' per i colori sbagliati o per quello che vi pare, fino ad arrivare all'utilizzo del carattere sbagliato, c'è qualcosa che ci
che comunica male il messaggio che il designer voleva apporre alla sua realizzazione. E tutto questo sicuramente ci spinge a dare maggior peso alla scelta dei caratteri. Ora, per concludere, così poi facciamo la pausa e vediamo se nei meeting funziona, quindi come faccio io a scegliere bene un carattere? Innanzitutto, educando me stesso con l'osservazione a 360 gradi, cercando di capire perché su determinate categorie commerciali o su determinate serie di prodotti la media del carattere in uso è di un certo tipo. È la via più rapida per capire come associare bene un carattere ad un soggetto. Ma soprattutto devo anche essere conscio dell'infinita varietà di caratteri professionali che trovo in circolazione, che trovo dappertutto tranne che su Da Font e compagnia bella. Ok? D'accordo? Quindi questo, diciamo, è secondo me la via più rapida per apprendere come associare bene i caratteri in ogni progetto. E infine mi ricordo che non devo mai snaturare la realtà di quel prodotto grafico che è stato creato da un designer, pena limitarne la leggibilità e soprattutto la resa finale. Ok? Allora, facciamo così. Se prendo font professionali ho più possibilità di vincere rispetto a chi non compra niente. Secondo me sì, Simone. Cioè, considera che, ti dico, vi dico questa cosa, poi andiamo in pausa. A me tante volte è capitato, ve l'ho raccontato, e sapete che vi racconto solo cose che mi sono successe realmente, non creo esempi ad hoc. A me tante volte è capitato di avere a che fare con clienti che mi dicevano ma io materialmente voglio lavorare con te perché mi piacciono le cose che crei. Poi magari vado a vedere la cosa che gli è piaciuta e non è niente di trascendentale. In realtà però piano piano mi sono reso conto nel corso degli anni che acquistare un'immagine bella, adatta al mio progetto, cioè non limitarmi alla prima che trovavo o a quella gratuita, scegliere un tipo di carattere diverso, un po' ricercato per quel tipo di progetto, e lavorare un po' su quelle che sono le griglie compositive, i layout, la scelta dei colori, eccetera, significa in sostanza dare peso ad ogni singolo elemento che compone la mia creatività. Ok? E così facendo, di base, a prescindere dalla mia bravura, perché non è questione di essere bravi o meno, ma solo facendo questa scelta, sei già oltre a quella massa di utenti che dicevamo prima che frazionano il mercato e che non sono dei grafici, non sono dei comunicatori, sono più degli artisti prestati alla grafica o, peggio ancora, degli improvvisati che in momento di crisi devono scegliere se fare un lavoro o un altro e puntano a fare il grafico tanto come passatempo. Ok? D'accordo? Chiaro, Simone? Allora, vediamo un attimino cosa state scrivendo. Allora, se avete, sicuramente adesso ci sarà qualche domanda, ma soprattutto se riesco ad attivare Any Meeting, passiamo un attimino a innanzitutto in live streaming, così vediamo insieme alcuni di questi esempi e soprattutto dentro Illustrator altri dettagli, e poi passeremo comunque ai tool e ai software che vi segnalerò per giocare un po' con questi caratteri. Se un font designer vende 10 volte una famiglia, probabilmente non ha guadagnato nemmeno 10 centesimi all'ora. Sante parole. Allora, se mi date solamente un attimo, restate in linea, io provo a creare la sessione di là. Se funziona, vi do il link e ci trasferiamo tutti di là. Datemi un attimo.